Mi chiamo Luca Asero e volo dal 1987. La passione del volo penso che è una roba che uno poi c'ha dentro fin da bambino. Che mi ricordo, ho sempre avuto questa passione di volare. Via dall'elica! Andare in deltaplano, così come aereo, ma soprattutto in deltaplano è un po' come andare in moto per aria. Respiri e senti quello che senti quando passi con la macchina o con la bicicletta. Se io passo su un campo appena con l'erba tagliata, io sento l'odore dell'erba tagliata. Se passo su un letamaio, sento l'odore che sentirebbe chiunque se passa vicino a un letamaio, quindi. Nel momento in cui stacchi le ruote da terra, qualsiasi cosa che vedi in volo è bella. È bella perché è pulita, ordinata, è un mondo a sé. Dall'alto cambia completamente tutto. E Milano è sì un grosso paese, ma non è nulla di più. La cosa che colpisce di più del Parco Sud è la sua grandezza, perché è veramente enorme. Io ci volo sopra da una vita e non sono ancora riuscito a girarlo tutto. Solitamente qui da Casorezzo, quando vogliamo andare verso il Parco Sud, attraversiamo qui l'autostrada. Qui ci sono appunto i parchi dove ci sono dei bellissimi aironi, qua c'è Cusago col suo castello. Bisogna immaginare il parco come una cintura verde che avvolge tutta la città, da Melzo fino a Rho. Possiamo vedere il parco che entra nella città così come possiamo vedere la città che entra nel parco. È un continuo susseguirsi di spazi verdi che si incastrano nella città. Questa zona qua è particolarmente ricca di canali, cave, dalla cava Manara piuttosto che quelle in zona di Zibido San Giacomo. Infatti poi parte anche il Naviglio Pavese, va verso Pavia. Sono anche tutti questi canaletti, queste zone ricche di acqua, passi sopra i prati, li vedi allagati, i colori spaziano dal verde più intenso al verde più chiaro e quindi l'acqua è un filo conduttore comune a tutto il parco. Giustamente si chiama Parco Agricolo Sud perché prevalentemente viene utilizzato per le coltivazioni. Troviamo di tutti i tipi di coltivazioni, frumento, mais, colza, riso. Nel corso appunto di questi 25 anni, da quando ho iniziato a volare, il paesaggio per quello che riguarda le cascine non è poi cambiato tantissimo, è cambiato il loro modo di operare, quindi da un lavoro prevalentemente agricolo, che comunque continuano ad eseguire, adesso sono passati e hanno diversificato le loro funzioni. Il fatto che le cascine abbiano modificato la loro attività principale ha comportato anche un diverso accostamento del cittadino rispetto alla campagna, rispetto alla cascina stessa. Se prima non aveva nessun motivo per andare in campagna o in cascina perché il lavoro era prevalentemente agricolo, adesso col fatto che c'è una vendita diretta, c'è qualcosa di didattico, possono vedere ad esempio anche degli animali che ormai i bambini non sono più abituati a vedere. Sicuramente non è più solo una risorsa economica, ma una risorsa culturale non indifferente. Il fatto di poter volare ti ridimensiona un po' anche con te stesso, perché ti rendi conto che alla fin fine questi spazi che da terra sembrano enormi sono in realtà piccolissimi. E ti rendi conto soprattutto di come gli spazi non siano poi così congestionati da case, eccetera. Io tante volte ho portato su gente anche qui, appena abbiamo staccato le ruote da terra, diceva: caspita, ma c'è tutto sto verde. Cioè loro vivendola da terra, pensavo che fosse tutto cemento, case, perché vedono il ponte, la strada, quindi per loro è tutto congestionato, invece assolutamente no. Il verde intorno è immenso.